siamo al Paris Film e questa è la terza edizione di questo importante festival. Ieri c'è stata la presentazione con alcuni registi che hanno parlato dei loro lavori e oggi vedremo altri film e cercheremo di fare un po' luce in questa iniziativa così importante che riunisce quasi tutto il mondo, sì, tutto il mondo. Il Paris Film è un'interessante vetrina per i film asiatici e noi siamo qui per documentare questa iniziativa così importante, che è un'attrattiva anche di Udine, che riesce a dare i suoi buoni frutti. Pensi di questa edizione, questa terza edizione? Dal punto di vista organizzativo è migliorato rispetto a prima? Ma ci sono delle pecche. Grazie. Prego. Hai visto già qualche film? Sì, li ho visti tutti quelli che sono stati mandati in onda dall'inizio, in onda, programmati dall'inizio del festival. Questa è la tua prima volta che è la terza volta che vengo qui, ma la prima volta da giornalista web per Drive Magazine, drivemagazine.net. Come vi ponete come concorrenti nostri? come fate le domande? Non si fanno domande, recensiamo i film che ci piacciono, quelli che non piacciono non li consideriamo nemmeno. Per cui al nostro pubblico, agli amati lettori, diamo soltanto il meglio. Già questa è una selezione, noi selezioniamo ancora una selezione. Qui io venite per il Paris. Venite per il Paris. Ah, scusate, qual è la vostra impressione del Paris, della città di Udine? Siamo un po' curiosi. È il terzo anno che veniamo, quindi... Sì, quindi la conoscete quindi, abbastanza. Sì, certo. E vi sembra, dal punto di vista un'iniziativa nuova, diversa? Perché qui a Udine c'è sempre l'idea di... Io ci sono sempre venuto per questa occasione, cioè sì. Per il Paris Film, quindi la conosco per questo motivo. Dietro a questo importante festival è un punto molto importante di questo festival, la matrice di questo festival sono proprio le cuffie, una cosa che magari sembra non importante, però senza le cuffie i film non si capirebbero. Com'è il Paris da dietro le cuffie? Disastro. Tanto lavoro. Però ci si diverte anche. Sì, riuscite a vedere anche qualche cosa? Assolutamente, però devo vedere assolutamente qualche film, quindi scapperò dal mio lavoro. Lascerò la sala stampa vuota per andare a vedere qualche film. C'è tanta gente, c'è più gente dell'anno scorso. Più gente da fuori, più gente da qui. No, sono tanti studenti, tanti giornalisti. Sì. Comunque sono. Sì, è abbastanza stancante, però insomma è anche divertente. Ok, grazie, ciao. La maschera del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ho seguito tutte le edizioni del Paris Film e seguo anche il lavoro nel Teatro Nuovo per la stagione di prosa e musica. Ci sono stati dei miglioramenti, soprattutto anche perché il festival è seguito da internet rispetto agli altri anni. Comunque sicuramente c'è anche molto da migliorare. È una figata, ragazzi, incredibile, dei film bellissimi, delle belle ragazze, della buona musica e tanta allegria. Altre parole da aggiungere? Ma non so, a caso? Sì, qualsiasi argomento. Sedia a sdraio, non so, gravitoni, non so, Dio. Beh, dopo queste parole a caso, parole in libertà, direi di chiudere perché non ce la faccio più. No.